Benvenuti in questo nuovo video. Io sono una delle ginnastatrici SB e stasera proverò a truccarmi con voi. In realtà ho scelto un'immagine su internet, che in realtà non mi ricordo, però dopo vado a rivederla. Come avete già visto in uno dei video che ho fatto precedentemente, non sono capace. Non ho neanche l'aiuto della Nicole perché sono a casa mia, quindi proverò a fare quel che viene. E va bene, iniziamo, vi lascio al video. Innanzitutto mi devo struccare perché sono truccata ancora da ieri e come potete vedere mi è collato tutto il trucco e niente, adesso mi strucco. Allora non è un trucco molto complicato, però per me lo è, in realtà per me anche semplicemente mettermi il mascara è complicato, quindi vabbè. Ok, allora, prima cosa, la crema. Si illuminava e aveva il suono di una melodia. Allora. Dopo devo trovare anche una postazione per il telefono perché io ho qua lo specchio o di qua, quindi devo fare in modo che tu possa vedermi. Inizio con dirvi che 1. Non sono capace, 2. Non ho nessun tipo di pennello, quindi userò le dita o userò pennelli che trovo in giro. Una cosa, non ho neanche una palette, ma ho questa fantastica specie di palette che mi ha regalato la Martina Albano, quindi la ringrazio perché grazie a lei oggi potrò fare questo fantastico video che vi farà tanto divertire perché non azzeccherò neanche un colore. Quindi ben detto che io uso questa. Poi ho trovato in casa questa e ho trovato anche questo. Quindi farò un mix di tutto quanto e vedremo cosa viene fuori. Allora, inizio con il correttore. Non faccio il trucco completo, nel senso che mi trucco solo gli occhi, quindi non state a guardare il resto della faccia. Anzi, probabilmente non guarderete neanche gli occhi. Ok, sono andata a vedere la foto. Non mi ricordo assolutamente niente. Allora, premetto che nemmeno i colori sono gli stessi. Cioè, io, come ho detto prima, ho trovato qualcosa in casa e adesso sto usando dei colori che sono più o meno simili. Quindi, colore, questo qui, credo sia tipo... Non lo so. Comunque, allora... Devo metterlo qui. Aspettate, ragazzi, ho trovato un pennellino. Vediamo se riesco a fare qualcosa di decente oppure no. Perde dei pelucchi. Vabbè, non importa. Allora, credo che... Non so se si vede molto. Comunque l'ho messo praticamente, non so, qui e qua sopra. Dovrebbe essere giusto. Non so se farmi solo il destro, perché sono brava di destra, o andare anche sul sinistro. Vabbè, proviamoci tanto, mal che vada. Faccio vedere solo il destro. Allora, credo che gli insegnamenti della Nicole non siano serviti a molto, perché comunque sono lo stesso un po' non molto brava. Ok, questo è il risultato per ora. Non mi ricordo cosa devo fare adesso, quindi... Ah, sì, no, mi ricordo. Mi ricordo, adesso devo fare tipo la linea di eyeliner, cosa alquanto complicata e fa già ridere da sola, quindi non vi preoccupate, fa ridere anche a me. Userò questo pennellino, che è molto carino. Che non c'entra assolutamente niente con gli ombretti, perché in teoria dovrebbe essere per un rossetto. Però va più che bene e andrò a farlo con questo qui. Nero.
Allora, probabilmente mi cadrà tutto quanto, quindi io sono preciso. Mi sa che non metterei altro ombretto, non ne sono del tutto sicura, ma fate finta di sì. Fa ridere, fa molto ridere, fa molto 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 ridere. Allora, sembra che mi abbiano appena tirato un pugno in un occhio. È tutto normale, tutto normale. Spero che dopo venga meglio. Comunque vado sulla trocchia adesso. Oh, ragazzi, non so se lo sto mettendo proprio nella maniera giusta. Poi non ho capito perché a sinistra mi è venuto. Tipo più pestato che nell'altro, però vabbè. Non mi faccio queste domande. Stavo sistemando quello che ho fatto prima perché dovevo metterlo a mo' di eyeliner e non avevo capito un tubo. Cioè, io pensavo di doverlo mettere a caso, invece no, c'erano i barbatrucchi. In realtà credo che niente di tutto ciò sia messo a caso, però. Ora devo mettere una specie di colore chiarino qua sotto e io userò questo fantastico colore. Guardate, ho usato poco ombretto, come potete vedere. Va bene, dovrebbe essere pulito. Un altro colore, peraltro vedete che ho tutto qua sotto nero perché mi sta cadendo tutto l'ombretto. Quindi va bene, per il momento lo lasciamo così. Adesso, se non sbaglio, devo mettere il coso sbirluccicoso all'interno. E se non sbaglio, lì usa il bianco. Però io non ho il bianco, cioè meglio ce l'ho. Ma facciamo così. Vi dico subito che non era come pensavo. Ma che scoperta, Erika. Prima un po' di rosa. Ma un pochino, ce lo mischiamo. Probabilmente se mai qualcuno che si trucca bene mi guarderà mai questo video e dirà ma che cavolo sta facendo questo. Adesso deduco che dovrò sfumare. Con che cosa sfumo? Mi sa che è meglio se me lo sfumo con questo. Sì, comunque tutto vale farlo con i pennelli. Un giorno mi attrezzerò, ve lo prometto. Finché però. Tralasciando che me ne è venuto uno di un colore diverso dall'altro, perché per uno avevo usato un ombretto, per l'altro non l'ho usato. E vabbè, alla vita, no? Ok, quindi per il momento siamo così. Ora, se non mi ricordo male, mettevo qualcosa di chiaro qua sotto, perché mi sembra di aver visto in un tutorial che dà tipo profondità. Perché com'è?
Non c'era nient'altro, devo solo mettere l'eyeliner. E credo che potrei fare più disastri mettere l'eyeliner che altro. Guardate qua come sono tutte spellucciose. Eyeliner. Cercando magari di seguire. Tralasciando che ho fatto le codine dell'eyeliner completamente diverse. Allora ragazzi, in realtà non mi è venuto nemmeno così tanto male, devo essere più o meno sincera, cioè nel senso non è da truccatrice professionista, però non mi è venuto neanche così tanto male. Cosa devo fare? Mascara. Ora sistemiamo qui i danni. Quindi siamo arrivati alla fine, questo è il trucco. Non so come centrarmi la telecamera. Non è venuto malissimo e neanche benissimo. Ha i segni, ok? E adesso poi vi metterò di fianco la foto, quella originale in realtà. Siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto, che vi siate divertiti o qualsiasi altra cosa. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e lasciate tantissimi like. Vi lasciamo i nomi di Instagram in descrizione. Vi ricordo di attivare la campanella per avere le notifiche di tutti i nostri nuovi video. Noi ci vediamo al prossimo video. Adios!